Siamo in collegamento con Francesca Bianco, direttrice del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ben trovata, grazie per essere collegata nuovamente con noi, direttrice. Grazie a voi. Allora, abbiamo vissuto dei giorni molto concitati per quanto riguarda i campi di Flegrei e la possibilità di passare dall'allerta gialla all'allerta arancione. Questo dubbio fortunatamente è stato fugato, la Commissione Grandi Rischi si è anche espressa, l'allerta rimane gialla e la situazione rimane costantemente monitorata, volendo sintetizzare? Certamente la situazione non solo rimane costantemente monitorata, ma come stiamo facendo dal 2012, noi stiamo implementando anche le nostre osservazioni ed è il nostro ruolo. L'implementazione vuol dire il potenziamento delle nostre osservazioni, è legata proprio, diciamo, all'attuazione della nostra attività scientifica e di sorveglianza e di monitoraggio. Quindi voglio chiarire che se installeremo dei nuovi strumenti, non è perché c'è stata questa particolare attenzione in queste ultime settimane, ma perché la nostra attenzione è costante e il nostro compito è quello di avere sempre di più misure ad alta risoluzione e ad alta sensibilità, ovvero sia abbassare sempre di più l'ampiezza dei segnali che noi riusciamo a registrare, ovvero sia registrare anche il più piccolo dei segnali non intercettato dalla strumentazione attualmente. Questo è il nostro lavoro. Il fenomeno in questo momento ha avuto una fase regressiva, questo non significa che si può parlare di fenomeno rientrato? Assolutamente, anche perché di questi rallentamenti e di queste oscillazioni a partire dal 2005 ne abbiamo osservati altri, molti altri. E non si può assolutamente escludere che poi ci possa essere di nuovo una accelerazione dei fenomeni, magari a sua volta, e ce lo auguriamo tutti, seguita da un ulteriore rallentamento e perché no anche, diciamo, da un definitivo, diciamo, fermarsi di questo fenomeno che però attualmente non possiamo assolutamente prevedere, anzi, la dinamica c'è ancora, rallentata, ma è attiva. Vogliamo tranquillizzare i nostri telespettatori, visto insomma, che nei giorni scorsi si è creato un po' di allarmismo inutile e dannoso. Voi scienziati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nei vostri bollettini usate la correttezza e la trasparenza sempre, non ci sta qualche dato omesso, ma assolutamente tutto cristallino. Ciò che succede voi registrate e riferite poi agli organi competenti che devono organizzare la macchina burocratica per mettere in sicurezza i territori. Assolutamente, è assolutamente così. I nostri bollettini riportano tutte le osservazioni principali, naturalmente, perché poi ne facciamo moltissime altre a corollario, ma sicuramente quelle principali che permettono di decodificare il fenomeno in corso e che permettono di dare assolutamente tutte le informazioni importanti e rilevanti su cui poi la macchina organizzativa della logistica prende le proprie decisioni. Leggiamo su molti organi di informazione, su molti giornali di uno studio sui Campi Flegrei, una gigantesca roccia alta mezzo chilometro all'origine del bradisismo. Cosa significa? È qualcosa di diverso da quello che sapevamo o è semplicemente un altro aspetto del fenomeno? È un altro aspetto del fenomeno, si tratta di una modellazione dei fenomeni in corso, una modellazione fisica anche interessante che è complementare alle osservazioni sperimentali e ad a tanti altri modelli. I modelli sono, diciamo, una cosa diversa dai dati, lo raccontiamo sempre, sono sicuramente molto importanti, ma tutti i modelli, ovvero sia la rappresentazione matematica di quello che noi osserviamo, partono da delle condizioni a contorno e da delle ipotesi che ne poi governano lo sviluppo. Lo studio in questione è interessante, fra l'altro ribadisce una cosa che è stata ribadita, che è stata, diciamo, studiata e osservata dagli stessi autori anche per la crisi bradisismica dell'83-84, ovvero sia il presunto ruolo
di un volume di roccia che non è stato osservato, è stato ipotizzato, attenzione, viene ipotizzato da questo studio, ma non è osservato il presunto ruolo di questo volume di roccia di grandi dimensioni nel modulare l'arrivo dei fluidi magmatici dalla profondità, che sono all'origine del fenomeno bradisismico che stiamo osservando e che poi generano il sollevamento e i terremoti. Questo studio dice anche un'altra cosa, che non c'è bisogno di ipotizzare un magma in superficie da un punto di vista teorico per spiegare quello che noi stiamo osservando, ovvero sia la teoria, i modelli dicono in una maniera indiretta che non è il magma in superficie che sta, diciamo, generando questo tipo di fenomeni, ma sono, e questo lo dicevamo anche noi da molto tempo, grazie ad altre modellazioni, grazie a altri dati sperimentali, che sono i fluidi magmatici che arrivano dal profondo. Naturalmente questi fluidi magmatici che arrivano dal profondo sono invece generati da una dinamica magmatica, cioè da un magma che però non è in superficie, è in profondo. Assolutamente, quindi prima di salutarci vogliamo ulteriormente tranquillizzare informando consapevolmente i nostri telespettatori. È inutile avere paura di un'eruzione al momento perché i dati scientifici questo insomma lo possono escludere al momento chiaramente. Al momento esattamente non abbiamo nessun dato scientifico e adesso, riferendoci a quello di cui abbiamo parlato poco fa, anche nessun modello scientifico che ci dice che abbiamo del magma in superficie, che è la condizione necessaria e sufficiente perché ci sia un'eruzione. Che il magma sia coinvolto in questo fenomeno è ovvio, perché naturalmente siamo su un vulcano attivo, è il motore principale, ma non è nei primi chilometri della crosta in questo momento. E quindi questo è importante. L'unica cosa, speriamo che istituzioni, politiche e tutti gli altri enti interessati sfruttino questo tempo per mettere in sicurezza i territori, perché così il bradisismo farebbe anche meno paura. Questo è assolutamente una questione di grande rilevanza ed è una questione sulla quale, diciamo, noi dibattiamo anche da molto tempo. Il problema del fenomeno vulcanico che stiamo osservando è parzialmente scientifico, per meglio dire, la scienza lo osserva e ne racconta le caratteristiche, ma il reale problema poi è quello logistico, operativo e così via. Grazie direttrice, grazie sempre per la sua disponibilità e la sua chiarezza. Arrivederci, Grazie buon a voi, lavoro. arrivederci.